volevo chiedervi una cosa. Come si entra in un piccolo regno incantato? Che come ogni grande tavola del mondo ospita persone per mangiare, per bere, o forse dal contrario, gustare dei deliziosi per stringere rapporti d'amore. E se la fantasia scompare, anche le favole moriranno. E noi personaggi, che fine faremmo noi? Bambini, io Merlino, magus dei maghi, proclamo voi, bambinorum magicum, principi e principesse del regno incantato! I tre porcellini, Cappuccetto Rosso, Peter Pan, La Spada nella Roccia, Pinocchio, Alice nel Paese delle Meraviglie, Biancaneve e Mary Poppins. Un piccolo regno incantato animerà il complesso di San Domenico Maggiore fino al 7 gennaio, uno spettacolo dedicato alle fiabe con i personaggi più amati. Dopo due edizioni a Montecatini Terme, con oltre 50.000 spettatori, i 30 attori dello spettacolo itinerante hanno portato le 15 scene tematiche negli ambienti evocativi di San Domenico, trasformato nel regno della fantasia in cui ricreare i luoghi magici delle fiabe. Innanzitutto è un'iniziativa molto bella da vedere, non solo per i più piccoli che rimangono sicuramente incantati e attratti, come si è potuto vedere, ma anche per gli adulti. Molto bello, devo dire, la scenografia, bravi gli attori, le attrici, molto bello il contesto nel quale tutto questo viene rappresentato in questo complesso monumentale di San Domenico Maggiore, che è anche un incanto, quindi una fiaba in un luogo così bello ne fa un incantesimo sicuramente. Poi anche il messaggio, ascoltato con attenzione, insomma, la fantasia, un messaggio anche di profondità e di sensibilità, di cui ce n'è molto bisogno, soprattutto per gli adulti.